faccio promemoria, questa volta parliamo di blues in mi, acustico, che abbiamo affrontato, gli accordi che useremo sono il mi, il la e il si, quindi mi, mi settima, la settima, si settima, le pentatoniche che andiamo a usare sono quella blues di le pentatoniche di mi minore, le varie diteggiature, ok, ok, le varie diteggiature. La cosa che è sempre più importante di tutto è il timing. Quindi, tutte, ok? L'uso in 12 battute, facciamo il giro semplice che è 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e chiude. Ok. Chiaro che... dobbiamo attraverso l'accordo e la pentatonica trovare noi delle soluzioni ritmico-melodiche. L'esempio che abbiamo fatto, ecco, promemoria, potrebbe essere quello di scegliere una piccola cellula e che ci porta all'accordo, cioè tipo se io faccio la stessa cellula sempre, poi acquisire un fraseggio, no? Quello che inizialmente conta più di tutti è veramente il timing. È sempre piacevole, no? Se io rispetto i tempi. Rispettare i tempi significa anche comprendere, capire quanto tempo ho a disposizione tra un accordo e l'altro, tra una frase e l'altra, no? Piccole cellule, anche semplici, e mi appoggio e cerco di sentire gli accordi e
tanto li conosciamo, gli arpeggi, io posso avvalermi di tutti i dati che ho. E chiaramente questo video, i video sono sempre indirizzati ai miei allievi, quindi sono fatti sulla base delle cose che stiamo vedendo assieme e che io do per acquisite. Non entro troppo nel dettaglio perché i dettagli li vediamo in presenza, come si dice adesso, no? Visto che ci vediamo. Quindi queste sono le idee. Quello che si vuole far sentire là, degli arpeggi semplici, ok? Dire buon lavoro e buon divertimento.